Una considerazione particolare merita l'uso del pronome personale di terza persona nell'infinitiva. Esaminiamo il primo caso. Il soggetto della principale e dell'infinitiva coincidono. Il giovane Publio Cornelio Scipione afferma: Lucius dicit, Lucio dice, se erra vis. Alla lettera, Lucio afferma che lui stesso, cioè Lucio, ha sbagliato. La traduzione corretta è Lucio dice di aver sbagliato. In questo caso, nell'infinitiva abbiamo se, il pronome riflessivo di terza persona, perché è riferito al soggetto della principale, Lucius. Il comandante esorta i suoi soldati a combattere. Milites, i soldati, si legge nella didascalia, sperant, sperano, se victuros esse, alla lettera che loro stessi vinceranno. Anche in questo caso abbiamo il pronome riflessivo se all'accusativo perché è riferito a milites, che è il soggetto della principale. Cosa succede quando il pronome di terza persona, singolare e plurale, nell'infinitiva non è riferito al soggetto della principale? Livio Andronico, il pedagogo dei due figli di Publio Cornelio Scipione padre, è disperato. I due fratelli litigano spesso. Questa volta, commenta il pedagogus, Lucius Publium accusat. Lucio accusa Publio, et dicit e afferma eum errare, che lui, cioè Publio, sbaglia. In questo caso il soggetto della principale e dell'infinitiva non coincidono. Il soggetto della principale è Lucius, il soggetto dell'infinitiva è Publio. È lui a sbagliare, secondo Lucio. Per questo, nell'infinitiva, il soggetto in accusativo è espresso con eum, cioè con l'accusativo del pronome determinativo is, ea, id. Eum si riferisce a Publium. Il centurione afferma «Militibus nostris fido, confido nei nostri soldati, et spero, e spero, eos quam primum redituros esse, che loro, eos, torneranno quanto prima». Il soggetto dell'infinitiva è eos, l'accusativo plurale del pronome determinativo «is, ea, id». Eos si riferisce ai soldati, non al centurione che confida in loro. Abbiamo eos perché il soggetto della principale, il soggetto del predicato spero, cioè io, è diverso dal soggetto dell'infinitiva. Eos, i soldati, sono loro che dovranno tornare prima o poi. That's all, folks.